Per affrontare la rivoluzione 4.0 bisogna partire dalle competenze, perché nel mercato del lavoro di oggi le imprese hanno difficoltà a trovare giovani con skill digitali. A rilevarlo è Unioncamere, che alla Maker Faire, la kermesse degli artigiani digitali appena terminata la Fiera di Roma, ha presentato un sondaggio realizzato con il sistema informativo Excelsior. Nel mercato del lavoro di oggi le imprese trovano difficoltà ad avere persone, soprattutto giovani, preparate sui temi del 4.0, dell'economia del digitale, delle nuove tecnologie. È il vero gradino per poter accedere molto spesso a posti di lavoro importanti. Questo significa due cose: da un lato che il sistema economico si sta spostando verso l'economia 4.0, sempre più velocemente, recuperando il gap che si è accumulato negli anni scorsi. Secondo, che la formazione deve riorientarsi velocemente, in modo forte, verso questa nuova frontiera dell'economia. A Maker Faire, Unioncamere ha mostrato anche l'importanza del PID, i punti di impresa digitale, realizzati presso ogni camera di commercio. L'Unioncamere sta lavorando pancia a terra per diffondere l'informazione, la formazione, la conoscenza dell'importanza di questo passaggio, di questo vero e proprio salto tecnologico che tutto il sistema produttivo deve fare. Abbiamo realizzato un punto presso ogni camera di commercio che chiamiamo PID, punto impresa digitale, che contatta le imprese, le informa, soprattutto le più piccole, le micro aziende, le quali altrimenti non saprebbero cosa fare. Invece attraverso i PID delle camere di commercio sono portate a conoscere che cosa possono fare, come possono essere aiutati e ad avere quei voucher che consentono loro di fare i piccoli o grandi investimenti in tecnologia e soprattutto in formazione. 3 giorni di futuro in 50.000 metri quadri, 680 espositori, oltre 100.000 presenze. La 6ª edizione della Maker Faire Roma si conferma crocevia delle nuove tecnologie in continua metamorfosi. 6 anni fa gli innovatori erano i makers, quindi gente un po' scapigliata, creativa, che nei sottoscala si inventava cose con questa nuova macchina. In realtà la manifestazione nel tempo è molto cresciuta, oggi ci sono tutti i centri di ricerca, tutte le università, grandi aziende che portano qui tutto ciò che loro fanno in campo dell'innovazione per migliorare e cambiare il nostro futuro. Ma quali settori ha già colonizzato l'innovazione tecnologica? A parlarne è stato anche Don Hals, il papà del software di tutte le missioni Apollo atterrate sulla Luna. L'innovazione è sempre curiosa, interessante, ma credo conti molto a quale scopo sia rivolta.